Allora, in questo video iniziamo con la scatola più grande di questo progetto che vi ho fatto vedere nel video precedente e vi faccio vedere il materiale che occorre per poter fare diciamo, l'intero progetto. Innanzitutto dobbiamo partire dalla carta e quindi scegliere che carta utilizzare. Siccome io ho pensato di fare il progetto in versione natalizia, ho scelto la carta, innanzitutto la carta in fantasia, per poi abbinarci il cartoncino in tinta unita. E ho scelto in maniera principale, utilizzerò questa carta della Dovecraft, si chiama Merry Magic, è una carta molto vecchia, nel senso che io ce l'ho già da parecchio tempo, me ne è rimasta un po' e quindi ho pensato di utilizzarla. E poi sempre della Dovecraft, Christmas Fancy, è un'altra collezione e in qualche modo alcuni fogli si abbinano a questa qua. Come cartoncino in tinta unita ho scelto un cartoncino marrone scuro e questo per la precisione è il cartoncino della Opitec. Questo è quello da 300 grammi marrone scuro ed è quello che viene venduto in fogli da 50x70. Se decidete di fare tutte le scatole e anche gli elementi interni, quindi non so, le tag, piuttosto che gli altri elementi interni, con tre cartoncini 50x70 dovreste farcela. Io faccio la base di marrone scuro e in realtà altre parti all'interno pensavo di farle di un altro colore. Adesso vedo se è un panna o un bianco, ora vedrò. In abbinamento alle carte ho trovato in questi giorni al negozio casa questi abbellimenti in cartoncino, sono ovviamente in tema natalizio e come colori si abbinano perfettamente alla carta che ho scelto e li ho presi. Ultimamente da casa hanno vari articoli per lo scrapbooking, compresi questi. Sono carini, sono 100 pezzi, ci sono praticamente 50 soggetti, tipo ad esempio questo Babbo Natale. 50 soggetti ripetuti due volte, dei fiocchi di neve, insomma ci sono vari motivi, tutti questi motivi che vedete qua su questo cartoncino, gli uccellini, guardate che carini, i pupazzi di neve, e insomma questi li utilizzerò come decorazioni. Dopodiché, siccome vedrete che i pezzi di cartoncino da cui partiamo sono comunque pezzi grossi, la classica taglierina o la tavoletta per fare le pieghe, non bastano per la carta da cui noi partiamo perché, sono troppo piccole. Dobbiamo utilizzare, i classici strumenti, quelli base, che quindi insomma fanno sì che tutti possano cimentarsi nel fare questo progetto. Allora, innanzitutto vi serve un righello, perlomeno deve essere un righello abbastanza lungo perché andiamo a tagliare dei pezzi di cartoncino grossi. E io utilizzo sia questo da 60 cm che questo da 30. Sono quelli in metallo, si trovano tranquillamente ormai in tutti i bazar dei cinesi, anche nelle ferramente forse. Comunque, poi per piegare io utilizzo questa pieghetta che uso proprio per definire la piega, mentre questa qui è quella della tavoletta di Martha Stewart e la uso proprio per tracciare la piega perché ha la punta più sottile, quindi un qualcosa per fare le pieghe e segnarle. Poi, ovviamente gli strumenti per tagliare. Allora, la taglierina può servirvi per i pezzi più piccoli. Quindi se avete una taglierina utilizzatela, se no possono andare bene anche un cutter, una forbice o un bisturi, insomma qualcosa per tagliare. Poi una matita per segnare dove fare le pieghe.
dell'adesivo. Io normalmente uso il Vinavil. Allora, in realtà qua dentro c'è proprio il Vinavil, nel senso che è finita questa colla qua, che è quella che uso di normalmente. È finita, ci ho messo dentro del Vinavil, perché il dosatore comunque è comodo, la punta sottile ed è comodo. Se no potete usare la Prit, che a me non piace, sinceramente, o del biadesivo così, o nel classico rotolo. Io userò il Vinavil. Poi vi servono. Allora, se volete seguire quello che ho fatto io, vi serve un perforatore circolare. Questo è fa il buco di 2,5 cm, quindi un perforatore così, un perforatore che per arrotondare gli angoli, e questi sono quelli che userò io. E normalmente anche questi sono proprio i perforatori base. Di solito chi inizia così ad acquistare un po' di materiale dovrebbe avere questi. E poi anche qui facoltativo, ma consigliato, un inchiostro per colorare i bordi delle carte in fantasia. Io, per la precisione, uso questo Distress Ink Walnut Stain. Dov'è la spugnetta? L'ho già persa. Ah, eccola qua. Se no, potete anche utilizzare uno di questi marcatori con la punta a scalpello, questo è il nero, e ad esempio fare colorare il bordo così, passandoci semplicemente la punta sopra. Questo, insomma, sceglietelo voi, qualsiasi tampone di colore va bene. Ecco, questo è il materiale base. Quindi, per iniziare, allora sposto un po' di cose, io ho già tagliato i pezzi, così facciamo più in fretta. Allora, per la scatola grande dobbiamo partire da un quadrato di cartoncino di 38 centimetri per 38, e dobbiamo andare a fare alcune pieghe sia in un senso che nell'altro. Quindi iniziamo da una parte e andiamo a segnare un primo segno, insomma, a 14, che è dove faremo la prima piega. Quindi 14 Poi andiamo a fare un altro segno a 10 centimetri da quelli che abbiamo appena fatto. Quindi o misuriamo 10 dal trattino o misuriamo 24 lasciando il righello così come allineato. E andiamo a fare le prime due pieghe per ottenere tre sezioni, due da 14 centimetri che sono quelle esterne e una centrale da 10 centimetri. Quindi con gli attrezzi che avete scelto andate a segnare le pieghe. E così abbiamo ottenuto le nostre prime due pieghe, 14 e 24. Adesso giriamo il cartoncino in modo che queste pieghe, le prime pieghe che abbiamo fatto, rimangano in orizzontale. Facciamo esattamente la stessa cosa dall'altra parte. Quindi il primo segno a 14 e il secondo a 24. Allora, dopo aver fatto tutte le pieghe, andiamo praticamente a fare dei tagli e partiamo dall'alto facendo il primo taglio sulla piega che abbiamo fatto, ma arrivando alla piega che incrocia, quindi fino a qua il primo taglio.
così, solo fino a qua. Poi, per permettere, quando andiamo a piegare la nostra aletta, di riuscire a piegarla senza difficoltà, andiamo a rifilare un po', quindi togliamo qualche millimetro dove abbiamo appena fatto il taglio. Andiamo proprio a tagliare una strisciolina. Minuscola. Vedete? Una strisciolina così. Mi aiuto con le forbici perché insomma lì è un po' di più difficile sulla piega. Ottengo questo. Poi giro il foglio di 90 gradi in senso antiorario e faccio la stessa cosa qua. E così per ogni lato. Qui giro il foglio e taglio qui. Ora lo faccio, quindi partiamo da qua, ora giro il foglio e taglio qui. Taglio prima sopra sulla piega, e poi faccio un altro taglietto a qualche millimetro da quello che ho appena fatto verso l'esterno. E viene via e otteniamo questo qui. Primo taglio, giro, un altro taglio, adesso giro di nuovo di 90 gradi in senso antiorario e faccio la stessa cosa qua. Una volta fatti tutti i tagli andiamo a piegare. Io di solito faccio la piega e poi giro e piego dalla parte opposta con l'altra pieghetta. Segno un po' le pieghe. Ok, abbiamo piegato tutto. Ora, qua, in ogni aletta più grande, dobbiamo andare a fare la piega a 4 centimetri. Vedete, ogni parte ha un'aletta grande e un'aletta piccola. Un'aletta grande e un'aletta piccola. Noi sull'aletta grande andiamo a segnare 4 centimetri e 4 centimetri facciamo la piega. Oppure possiamo utilizzare una di queste taglierine con la lama che piegano e andare a piegare a 4 centimetri. Tanto avendo fatto tutte le pieghe si riesce a manovrare un po' meglio il cartoncino anche se grande. Quindi io metto a 4 centimetri e faccio la piega. In questo modo andiamo a creare poi la taschina e facciamo così per tutte le nostre alette. Allora, questa è la base praticamente della scatola più grande. Ora vi segnate bene tutte le pieghe che avete appena fatto. E questo, come vedete, è appunto
la base della scatola grande. Ora, per decorare internamente la vostra scatola avete bisogno di, ve lo dico subito, aspettate che solo che li trovo. Dei rettangoli di carta in fantasia, e adesso vi dirò le dimensioni. E io ne ho tagliati due per tipo, due per motivo, due di questi, due di questi, due di questi, due di questi. Li ho colorati tutti con l'inchiostro. E questi pezzi misurano 9,5 cm, 9,5 per 13,5, perché andiamo a incollarli internamente, e andiamo a incollare internamente prima di incollare la taschina, quindi non attaccate ancora la tasca, prima decoriamo l'interno. Vi scegliete voi come disporli. Magari così. E poi dobbiamo andare a decorare anche la taschina, e per decorare la taschina vi servono quattro pezzi, quattro strisce di 3,5 cm, 3,5 per 13,5, che andrete a mettere su questa aletta, su questa parte per decorare la tasca. Allora, io in questo caso ho deciso, vediamo un po', così, quindi praticamente ora non ci resta che andare a incollare tutte queste carte sulle nostre alette. Incollo tutto e poi andiamo avanti. Allora, una volta che abbiamo incollato tutte le carte in fantasia all'interno delle nostre alette e sulla taschina, andiamo a formare le taschine. Io tre le ho già incollate, come ad esempio questa, mentre una l'ho lasciata da incollare. Per fare la taschina è facilissimo, perché dovete andare a mettere la colla un po' qui e un po' qui, proprio un filo di colla. Messo la colla, adesso tenete premuto un po' in modo che si attacchi. E questo lo dovete fare per tutte e quattro le taschine, io l'avevo già incollate. Dopodiché andiamo a fare i portafoto che mettiamo all'interno delle tasche, questi qui. Allora, per fare questo vi servono 4 cartoncini in tinta unita, in questo caso era nero, io qui lo uso marrone, 4 cartoncini in tinta unita della misura di 9 cm per 12. E come ho già fatto per questi tre, ho arrotondato gli angoli con il mio attrezzino. E ho arrotondato tutti e quattro gli angoli. Mentre per questa parte bianca vi servono altri 4 cartoncini
della misura di 8,5 cm per 11,5. Anche per questi ho arrotondato tutti e quattro gli angoli e in più ho sporcato i bordi con il Distress Ink. Quindi per questo devo ancora farlo. Arrotondo gli angoli. E vado a colorare un po' i bordi con il mio inchiostro. Poi, se volete, come ho fatto per questo, potete pensare di fare un timbrino o scrivere foto per dare l'idea a chi riceve il regalo che lì vanno messe le foto. Una volta preparati tutti i cartoncini, andate a incollarli uno sopra l'altro lasciando appunto un bordino. Li incollate tutti e li sistemate nelle vostre taschine. Qua si è staccato. Dovevo tenerlo un po' di più. Ecco, io ovviamente dopo li incollerò. Qui ottenete quindi l'interno, poi potete eventualmente inserire altre cose come ho fatto qui in questo che ho aggiunto comunque degli altri spazi. Qui ho fatto una taglia. Ecco, insomma, potete giocare oppure aggiungere delle scritte sulla tasca, decorare le taschine. Io qui vi spiego giusto proprio come fare la base e poi ognuno si sbizzarrisce con le decorazioni. Decorato l'interno, dobbiamo andare a decorare l'esterno. Allora, per l'esterno dovete decidere quale sarà la parte che si vedrà una volta chiusa la scatola, quindi l'esterno della scatola. Io qui ho scelto questa fantasia, mentre in questo userò quattro pezzi interi. Qui invece ho sfruttato due ritagli mettendo una specie di nastrino di carta, ecco, per unirli. Qui userò un pezzo unico, però dovete calcolare quattro pezzi unici uguali se volete l'esterno della vostra scatola tutto uguale. Io ho scelto di fare i quattro pezzi uguali, questi qui con i pupazzi di neve, mentre ho scelto di fare quegli altri, insomma, che andranno incollati dall'altra parte. Ne ho tagliati due verdi e due rose, li metterò alternati. Questi misurano come quelli interni, cioè 13,5 per 9,5. Tenete conto che la parte che si vede, quindi l'esterno della scatola, è questa, non la letta dove c'è la taschina, ma l'altra parte. Quindi adesso, come prima, ho colorato tutti i bordi col Distress Ink, ora vado a incollarle, quindi le incollerò. Attenzione, se il disegno ha una direzionalità, attenzione a incollarlo nel verso giusto, quindi una volta che io chiudo la scatola, i pupazzi di neve devono vedersi così. Quindi io andrò a incollare le mie carte così e alternerò un rettangolo verde con uno rosa. In questo modo.
Incollo tutto come prima e poi passiamo al coperchio. Ho incollato tutto, sia esternamente che internamente, e ho rifatto il timbrino. Vediamo se riesce a vedere. Il timbrino della macchina fotografica l'ho fatto praticamente utilizzando questo timbrino di legno che fa parte di questo set Happy Life di Harry Stamp Set che ho preso su Etsy. Ci sono vari timbrini che si usano più che altro per le agende, per i planner, e all'interno di questo set c'è questo qui con la macchina fotografica che è carino, è piccolino, e ho utilizzato il VersaColor dorato gold numero 91 e ho fatto il timbrino della macchina fotografica. Questo è quindi l'interno. Una volta chiuso rimane così. Rimane così. Ora andiamo a fare il coperchio. Per il coperchio ci serve una striscia. Qua è crollato tutto. Dunque, una striscia di 5 centimetri per 46. Quindi 5 centimetri per 46. E poi ci serve un quadrato di 10,5 x 10,5. Questo è quello che ci serve per fare il coperchio della scatola grande. Prendiamo innanzitutto questa striscia e andiamo a fare delle pieghe ogni 11 cm. Quindi io prendo la mia taglierina, che in questo caso non taglia ma piega, e vado a fare delle pieghe a 11 cm, quindi 11, 22, 33, 33 e poi girate la striscia perché non vi basta più il braccio della taglierina e fate una piega a due. In questo modo vi rimangono 4 spazi da 11 cm e uno spazio finale da 2 cm. Poi sul lato lungo, e qui dobbiamo usare per forza il righello, andiamo a fare una piega di 1 cm. Quindi segniamo 1 cm da una parte e 1 cm dall'altra. E con righello e pieghetta andiamo a fare la piega lunga a 1 cm. Ora iniziamo a segnare le pieghe più corte. Poi andiamo a fare sulla striscia da 1 cm, proprio a ridosso delle pieghe, andiamo a fare dei taglietti, così, insomma, in diagonale. E tagliamo via i triangolini.
qui tagliamo questo pezzettino che abbiamo ottenuto e ad angolo dall'altra parte. E anche a questa estremità facciamo un taglio ad angolo e poi facciamo le pieghe. In questo modo. Otteniamo una cosa così. E qui c'è il pezzettino che ci permette di unire la nostra striscia. Quindi andiamo a incollare questo pezzetto con l'altro. In questo modo la nostra struttura del coperchio è pronta. Ok, poi prendiamo il quadrato che abbiamo fatto di 10,5 x 10,5 e andiamo a incollarlo qua. Così. Quindi mettiamo la colla su queste alette da un centimetro, non andando sulla piega, ma mantenendoci all'interno. Quindi non su tutta l'aletta, ma sulla parte interna. Oppure, se preferite, potete metterlo sul quadrato. Io lo metto da entrambe le parti, ne metto un po' qui e un po' qua. E poi andiamo a incollare. Allora, dapprima lo appoggiate esternamente in modo da centrarlo. E poi schiacciate dall'interno. Ok, allora se volete potete mettere anche un pezzo all'interno se lo volete rendere un po' più consistente, però considerate che dovete anche incollarci la carta in fantasia, quindi aggiungete comunque uno strato. Per andare a decorare l'esterno del coperchio, che vedrete che si infila comodamente, vi sembrerà anche un po' largo, ma una volta che verranno fatte le decorazioni interne e aggiunte le altre scatole, il coperchio sarà molto meno appesantito.
abbondante, ecco, valerà molto meno. Quindi per andare a decorare il coperchio vi servono 4 rettangoli, 4 rettangoli appunto queste parti qui, 4 rettangoli da 3,5 cm per 10,5 cm, e poi vi serve un rettangolo, scusate, un quadrato da 10,5 x 10,5 da attaccare qua. Incollate tutto e avete ottenuto la vostra prima scatola. Nel prossimo video vi spiego come fare la scatola di grandezza media. Ciao, al prossimo video.